Buongiorno. Siamo sotto i portici di Pescara e perché stiamo facendo una passeggiata? Una volta tanto lo stiamo, non è riferito semplicemente a me e a voi, gentile pubblico di utenza, però una volta tanto c'è una persona qui insieme a me e questo è il Giulia e Valentina vlog. Ciao! Aspetta Giulia, però devo Camminando. dire, sei completamente controluce, ecco, così ti si vede meglio. Così è meglio perché purtroppo c'è Sono in di un là c'è. camminando vlog. Sì, ecco, Ebbene Giulia sì. capita in un camminando vlog, che poi tra l'altro è il primo vlog dopo aver ripreso la fotocamera, dopo averla fatta riparare. Quindi questa è la fotocamera che non funzionava perché aveva lo sportellino rotto, il monitor a rovescio. Adesso lo sportellino funziona, il monitor è ancora a rovescio, ma tanto Giulia ce l'ho davanti, quindi non c'ho bisogno di guardarla nel monitor. Adesso so anch'io dove poter far riparare la Eh fotocamera, certo, infatti. finalmente. Giulia, ma che ci fai a Pescara oggi? Allora, sono a Pescara perché dovevo incontrare una zia. Certo, che zia Valentina. Dovevo incontrare una cara zia che viene dalla Tedeschia. Certo, ok. E quindi mi sono armata di automobile. Per rischiare insomma cose particolari e sfighe varie, invece, nonostante io sia venuta con l'automobile, ho avuto un po' di problemucci, ma sono arrivata e quindi ho passato una bellissima mattinata con zia Valentina. Sì, ci siamo messi a parlare e praticamente è passato il tempo e non ci siamo rese conto, 2 ore dopo. Avevo una figlia. Sì, infatti Giulia si è dimenticata. No, non ti sei dimenticata No, tua figlia a assolutamente. casa, rassicuriamo No, no, l'utenza no. sempre. È in buone mani, un po' col papà, un po' con la nonna. Io mi sono concessa una mattinata pescarese per stare insieme a Valentina. Allora, secondo me non è possibile non conoscere Giulia, il canale di Giulia, però siccome può sempre capitare che ci sia la persona che magari non si è resa conto, allora, ah, di nuovo, adesso sei tutta buia perché purtroppo, no, perché c'è il Dove vado? sole che, aspetta, fammi cambiare. Voilà. Ecco, mo sei di nuovo, mo, ho detto mo, Sei tornata a Pescara, quindi mo. sì, il mo è d'obbligo. E volevo semplicemente ricordare che Giulia ha un canale e quindi il canale si chiama Kina Yoshimoto e Giulia si occupa, come anche me ne occupo io, di raccontarvi di cosmetici interamente naturali, possibilmente. Comunque abbiamo beccato un momento fantastico perché non passa una macchina, è tutto Io non ho neanche silenzioso. controllato, potevo rimanere, Io capito, investita in questi tranquillamente. giorni sto registrando 700.000 vlog e c'è sempre un rumore talmente assurdo che io non riesco a sentire la mia voce quando li monto, però oggi abbiamo avuto fortuna e quindi vi Quindi ci invito. sto solo io in questo vlog, questo pezzetto, da sola sola mi fai No, stare. sì, questo è tutto il vlog, tutto il vlog. Adesso stiamo chiacchierando, io andiamo dall'altro lato della Sì. strada perché lo vedo più. Facciamo fuga da un lato della strada per raggiungere l'altro lato della strada, il tutto allo scopo di evitare. Vedi che si vede il rovescio. Cioè, io oggi sono vestita da nonna. Io da giovane. Insomma, mica da. Giulia è vestita Io Valentina, che da tempo fa? fanciulla. Guarda, io con una camicetta, un cardigan e scarpe da ginnastica sto bene. Quindi io camicetta, cardigan e Sì. scarpe da ginnastica. Ah, sì. Come me No, ma consigli? sei vestita benissimo. Ah, perché io E certo! ieri sera ho fatto a Giulia le previsioni del tempo per dirle che tempo c'era a Pescara e come si doveva vestire. Siamo venute su questo lato della strada perché mi sembra un po' più tranquillo e mi sembra che ci sia meno gente che possa vedere da ridire sul fatto che stiamo facendo questo video. Pensando, ma chi è quella ragazza? Forse è famosa. Perché stanno riprendendo quella ragazza? Giulia, cosa potresti dire per invitare le persone sul tuo canale? No, dai, no, No, non ce perché la secondo me faccio. invece dovete. Anzi, Giulia, i video di Giulia sono molto meglio dei video di Valentina perché Valentina si arrabbia nei video, mi dice le cose brutte. Io me le tengo Mentre dentro. invece Giulia è veramente una persona sempre gentile, sempre sorridente. E soprattutto in questo momento, secondo me, Giulia vi parla di prodotti raggiungibili
è veramente ancora pienamente ecobio, mentre invece Valentina ultimamente ha preso un po' una tangente, no, che vero, non ci sta piacendo. Non sei più ecobio. Sì, assolutamente. Io mi sto andando non un po'. Non seguite Valentina, non è più ecobio. Non è più ecobio. No, io dai, no, non, no, io non dico niente. Se volete passare a, non so, a farmi un salutino, a vedere i miei video, sono contenta. Dai, non mi fanno queste cose. No, vabbè, però secondo me un pochino di self-promotion ci vuole. Grazie. Giulia, com'è stato stamattina arrivare fino a Pescara? È un po', diciamo, traumatico, perché ho avuto dei problemucci con la macchina. C'era la spia dell'olio che lampeggiava. Faceva ciao. Poi a un certo punto ha fatto solo ciao, attenzione, ciao, è rimasta ferma. Quindi mi sono fermata all'autogrill per fare un controllo, pensavo fosse semplicemente finito l'olio. Invece, nonostante mi abbiano rimesso l'olio, c'è questa spia, quindi adesso non lo so, vedremo. Io naturalmente ti auguro di tornare a casa senza intoppi. Se non vedrete più i miei video, senza strani che problemi. La macchina... No, ma veramente ti auguro comunque di tornare a casa senza intoppi, perché... Cioè, quanto ci vuole da te a qui? Dai, un'oretta e qualcosa. Casello, un'oretta. Perché quando si dice Pescara e i monti sono molto vicini, in effetti è vero. Sì. Ci vuole un'oretta per arrivare dal mare praticamente. È molto più facile con la macchina piuttosto che con i mezzi, sì, sicuramente. Sì. Io infatti là per là questa giornata poteva anche diventare un'altra cosa, perché io là per là mi ero messa in testa di andare a trovare Giulia col treno. Poi tre ore di poi tre, tutte ore le persone mezzo. A cui lo dicevo mi dicevano: ma tu perché vuoi cambiare il treno due volte? Vuoi andare in treno, ci metti 2000 ore. Poi invece Giulia ha pensato: ma scusa, vengo io con la macchina, facciamo prima, certo. È più pratico. Vabbè, ma perché io manco dall'Italia, quindi certe volte ho delle idee un po'. Poi perché no, soprattutto perché io solitamente abituata... mi sposto in treno. Esatto, secondo è me per perché quello. Sei abituata con i mezzi, con il treno, vai un po' da tutte le parti, insomma anche in poco tempo, massimo un'ora così. E poi cambiamo di nuovo lato, vai. Perché qui di nuovo è la stessa cosa di prima. Ah, io non vedo più niente dentro il monitor, perché... Aspetta, Giulia, non correre. Aspetta, adesso ti sorpasso. Taglia. No, ti sorpasso. Dai, però non voglio esserci solo io mi vergogno dopo un po'. Ma io perché per reggere la fotocamera in modo che ci siamo tutte ma e due... Ma che io? No, devo togliere questo, capito? E siccome non lo voglio togliere, per me va bene così, tanto di me si sente l'audio, va bene così, perché non so se ti sei resa conto, io oggi sono vestita da nonna. Questa mattina l'appuntamento con Giulia è stato alle 10 del mattino e ci siamo incontrate da Timiama, che è il ragazzo di Roberta qui a Pescara. Solo che io sono venuta a piedi fino da Timiama e per me le 10 del mattino, quando non devo lavorare, equivale a dire che siamo nel cuore della notte. Quindi io stamattina non ci azzeccavo, poi perché l'emozione che incontravo Giulia. Allora, ma che cosa mi metto? Che cosa non mi metto? No, io sono andata sul sicuro. Valentina mi ha detto camicia, cardigan e scarpe da ginnastica. Sì. Camicia, cardigan, scarpe da ginnastica. Sì. Quindi ho seguito... Ma vedi che adesso incomincia a diventare molto più caldo rispetto a questa mattina. Infatti questo cappotto forse... Infatti anche io c'ho un cardigan, ma togliere. Adesso proprio sento caldissimo. Ok, noi siamo arrivate quasi vicino a dove... Giulia, attenzione, perché qui c'è stato cattivo tempo negli scorsi giorni. Non vorrei che tu cadessi nella palude, poi... Abbiamo chiamato... Già parcheggiato in mezzo al fango. Non voglio caderci. Tra l'altro. Siamo arrivate quasi vicino al parcheggio. Guarda, non c'è una macchina, è fantastico. Ma perché la gente sta a casa a mangiare? Forse. Beh, in effetti è l'ora... Perché è ora di pranzo. Abbiamo un po'... Ci siamo dimenticate un po' dell'orologio. Oggi. E quindi questo è un mini vlog in realtà, perché sta già per finire, ma forse lo attacco al continuo della giornata. Okay. Vedi che sto raggiungendo un momento in cui non so parlare più. Questo è molto bello. In realtà non so che cosa... Va bene. Sono giovani. Momenti da tagliare. Sono giovani. Colpa di Bartolini. Madonna, povera. Oh,
Comunque i giovani sono un po' molesti. Sono ragazzi. Sì, io in questi giorni sto andando molto a piedi e c'è proprio persone che urlano cose. Aspetta a vedere se ci riesco. Ma ci riesco, dai, aspetta. Ecco fatto. Siamo al rovescio, però non fa niente. E quindi questo vlog, io direi, con Giulia sta per concludersi, perché Giulia si sta rimettendo in macchina e sta per tornare dalle sue parti. Sì. Mentre invece poi o vedrete la fine proprio di questo video, oppure questo video continuerà, ma io non so in realtà come voglio farlo continuare, perché in programma oggi pomeriggio avrei due cose che assolutamente voglio fare e voglio mettere dentro un vlog prima di ripartire. La cosa numero uno è andare al mare, perché brava. Non esiste uno a Pescara, brava, non va al mare. Infatti è la prima volta che vengo a Pescara che non sono andata al mare. Ah? Lo potevi dire prima, no, scusa. Ma io no. E poi la seconda cosa invece è andare su un certo ponte, però nel momento in cui sorge la luna, perché oggi c'è la luna piena, che poi già anche ieri. Ok. E quindi ci vorrei mettere pure, insomma, tante cose, diverse cose. Così che vorrei mettere dentro questo sì. vlog. Sì. Ho detto di nuovo. Mo vediamo. Per il momento direi che ci salutiamo. Perché a Valentina cade il braccio a stare così. È più grande la fotocamera. No, ci salutiamo anche perché poi ci sono i saluti fra noi. Quindi, no? Sì. Così. E quindi questo segmento, se è un segmento, oppure questo video, se questo è un video, con Giulia finisce qui. Ma vi invito calorosamente a ritrovarci tutti sotto i video di Giulia. Grazie. Perché secondo me è una cosa che bisogna fare. E quindi ciao. Ciao. E ci vediamo nei prossimi video. Ciao.